AssenGP, lo sapete com'è andata? Spissa ha vinto, novità, la Ducati ha fatto fatica e poi Simoncelli ha tirato giù un altro collega. Queste ultime due non sono novità. L'importante è che non si sia fatto niente Simoncelli, questo è il meglio che si riesce a sentire, ed è vero, meno male che non si è fatto niente, però non c'è la minima preoccupazione per il centrato di turno, sia per la sua salute sia per il campionato. Ad ogni modo, credo di aver capito cosa c'è dietro tutte queste cadute del SIC. Lui guida come a risico. Deve aver pescato il cartoncino con la missione: distruggi le Honda San Carlo. Se le Honda San Carlo sei tu, allora tira giù una ventina di colleghi. No, 20 no, che nemmeno ci sono 20 piloti in MotoGP. Lui abbatte, insomma, a più non posso, comunque, insomma, perché secondo il cartoncino del risico è così che vince il gioco. Peccato, perché Simoncelli è in grado di essere veloce tutto il weekend, ma poi questa missione del risico si rovina tutto, quindi vincere non è più rilevante, forse. Insomma, basta con la scusa delle gomme fredde. Le hanno tutti le gomme fredde alla partenza, non è che gli altri le tengono nel forno, e basta con la scusa che in griglia si è impicciato con le termocoperte. Ma che scusa, che tristezza. Il pilota faccia il suo, e i meccanici, se si è impigliata una termocoperta, il pilota vuole dare una mano, che lo faccia, non è che è caduto per questo. Insomma, scherzi a parte e battute a parte per il Mugello: o ricomincia il giro dei colleghi o vince il SIC. Io penso di puntare qualche soldino sulla sua vittoria, insomma, perché è sempre veloce, poi il Mugello è la sua pista, insomma, il trend non può continuare all'infinito. Ho un po' meno feeling su Rossi, perché, insomma, moto cambiata, ha fatto sempre sesto praticamente, quarto per via delle eliminazioni del collega, più il problema di Crutchlow, insomma, però non è male per essere una moto nuova, non va male. Cioè, non ho capito, hai portato una moto nuova per girare come con quella vecchia, cioè hai speso non so quanti milioni di euro per girare più lente di cieca. Non ha avuto tante opportunità di girare. Grazie, la moto è nuova, se la moto è nuova è nuova, non è una moto nuova che ha girato tanto. Che moto nuova è? Comunque, è la migliore delle Ducati in pista, cioè di Hayden, e basta, perché, insomma, tanto, di tanto davanti non ci puoi arrivare. Poi De Pugnet si stende al primo giro, si stende anche Abram, Capirossi, poverino, si è fatto male il giorno prima. Insomma, il gusto di paragonare Rossi a questi altri qui, abbiamo visto chi, insomma, esserne contenti. Non sta facendo monomarca, sta facendo il mondiale, ed è stato chiamato per sistemare la moto di quell'altro, che, insomma, prima che arrivasse quella nuova gliel'aveva rovinata. Questa è quella nuova, per l'anno prossimo ne dovranno fare un'altra, e loro sono contenti, si abbracciano. Scompare poi, e questo è un mistero, Jeremy Burgess, cancellato totalmente, non si vede più come nelle migliori nomenclature. Vuoi vedere che è colpa sua? Insomma, l'uomo che doveva tirar fuori il coniglio dal cilindro è scomparso, non c'è più, non si vede più. Avete più visto voi Jeremy Burgess? Basta, non se ne parla più. Sarà andato a fare i carburatori alle mini moto. Insomma, se non ho capito male, spendere tutti questi soldi fa girare meglio delle Ducati vecchie che cadono, si finisce appena davanti al compagno di squadra, e si fa girare più lenti della Superbike di Checo, un colpo di genio. E loro si abbracciano a fine gara, sono contenti, come il PDL a Milano: abbiamo tenuto, abbiamo fatto quarti perché ne sono caduti tre davanti. Ma non è male. Per quanto riguarda invece Lorenzo, quando cade, insomma, vanno subito da forcata a ripetergli una mezza dozzina di volte subito a caldo, no? Che sono cose che succedono, che è normale, insomma, quasi. Meglio convincerlo subito a forcata. Metti che questo qui con 25 anni di gare alle spalle, che sta perdendo un mondiale, metti che si fa un'idea sua quando vede il filmato, insomma, hai visto mai. Eppure con Lorenzo, occhio a arrabbiarti, hai una grande responsabilità sulla stampa. Insomma, cadi in silenzio senza fare troppe storie, insomma, hai una grande responsabilità a lui, no? Tanto tocca a tutti essere buttati giù dal nuovo Beniamino, adesso che c'è da fare tanto casino. Insomma, sono caduti gli altri, adesso tocca anche a te. Insomma, la stampa invece non ha responsabilità, evidentemente, perché permette ai piloti dire quello che gli pare, girare le balle, rompere i coglioni, insomma, si può parlare un po' così come capita. Insomma, cazzo, se uno la deve dire una parolaccia, porca puttana la deve dire, no? Tanto non fa niente che ci sono i ragazzini alle due a guardare le moto, la stampa non ha responsabilità. Comunque, l'obiettivo è quello di distruggere le Honda San Carlo. Se le Honda San Carlo sei tu, tira giù una decina di colleghi che vinci uguale. Io spero che facciano pescare un altro cartoncino al SIC. Fatemi pescare un altro, vi prego. Al Mugello andrà meglio, insomma, deve andare meglio, non può continuare così.